Una rapina in pieno giorno e soprattutto a due passi da Piazza del Duomo. Ad essere presa di mira la gioielleria Le Cadeau di via Ripa del Sale, una piccola strada che costeggia il palazzo comunale tra Piazza del Duomo e via Filippo Pacini. La contitolare, al momento da sola all'interno del negozio, è rimasta leggermente contusa e sotto shock. È stata ricoverata all'ospedale San Jacopo di Pistoia, soccorsa dai volontari con un'ambulanza della Croce Verde. Il fatto è avvenuto intorno alle 12.30. La donna, sui 30 anni, residente a Prato, sarebbe stata aggredita al momento della chiusura del negozio. Colta alle spalle, sarebbe quindi stata spintonata all'interno del locale e gettata per terra. Qui uno dei rapinatori l'avrebbe tenuta ferma con un ginocchio sopra la schiena, mentre l'altro era intento ad afferrare i gioielli. Ancora non si conosce il valore della merce sottratta, ma si tratterebbe di oggetti in oro, gioielli, anelli e collane, oltre ad alcuni telefonini. I malviventi, che avevano il volto coperto da cappelli, sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza dell'oreficeria. Nel video, secondo quanto riferito dagli investigatori, si vedono due persone introdursi nel negozio. La vittima conferma invece la presenza di tre uomini. L'area, nei minuti successivi all'aggressione, è stata transennata dagli agenti della polizia e resa inaccessibile per effettuare rilievi. Scarne le dichiarazioni del capo della squadra mobile Antonio Fusco, che era assicurato sulle condizioni della donna. In via precauzionale è stata portata a fare una visita di controllo. Ma per il resto? Le persone che hanno compiuto la rapina si sono allontanate. Ma quanti erano? Dovrebbero essere due persone. Nessuno avrebbe visto e sentito niente. Anche il titolare e alcuni clienti che si trovavano nel bar in fondo alla strada, in angolo con via Pacini, dicono di non essersi accorti di niente. I rapinatori si sarebbero dissolti nel nulla, probabilmente fuggendo a piedi. In un primo momento era stato anche parso ad un testimone di aver sentito un rumore forte, simile ad uno sparo, proprio in corrispondenza dell'orario della rapina, fatto categoricamente escluso dallo stesso capo della squadra mobile Antonio Fusco. Qualcuno ha parlato di uno sparo. No, non ci sono stati. Questo lo escludete? Non si sono, no, è categorico. E non si sono viste armi. Nei confronti della signora non ci sono state violenze? Era sotto shock. Perché ci hanno detto è stata spintonata. Sì, spintonata e basta.